Amici, buongiorno e benvenuti nella mia cleaning routine. Ne ho già fatta una più approfondita che vi linko nelle schede. Questa qui sarà versione polvere, diciamo, la versione più quotidiana. Allora, rifaccio il letto come primissima cosa, poi mi metto a sistemare la cucina, metto a posto le cose, levo le cose da buttare, metto a posto le cose pulite e comincio a lavare. Io bagno la spugnetta, ci metto il detersivo e insapono tutto ovviamente ad acqua spenta, al rubinetto chiuso perché sennò consumerei un sacco di acqua e poi semplicemente la riapro e sciacquo molto velocemente il tutto. Mettere a posto la cucina in generale in una casa, la mia non è una casa, però insomma, letto e cucina sono le prime due cose che fanno sembrare la stanza ordinatissima, la casa ordinatissima. Metto a posto poi i vestiti puliti che avevo messo il giorno prima e semmai metto le cose a lavare. Poi con il mio amato Swiffer, che è il mio best friend del periodo, pulisco bene il pianoforte dentro, sopra, sotto, negli angoli, perché essendo nero lucido prende tantissima polvere. Questa operazione devo farla sicuramente tutti i giorni, spesso più di una volta al giorno, a seconda di quanta polvere prende. E in questo caso, appunto, ho passato lo Swiffer un po' da ogni parte sulla cassettiera, levando ovviamente tutte le cose e pulendo anche gli angoli nelle insenature dei cassetti, non so come descriverle. Anche questo tavolino che tengo qui vicino alla finestra in cui metto le tazzine da caffè, eccetera, ho pulito tutto, ho pulito anche il comodino. Quindi raccolgo quanta più polvere possibile prima di passare l'aspirapolvere, anche perché considerate che io sto con un gatto che perde tantissimo pelo, quindi comunque tra peli di gatti e polvere ce n'è di roba da sistemare. Metto a posto molto velocemente la scrivania e la spolvero, ma sicuramente nei prossimi vlog metteremo a posto il tutto insieme, quindi stay tuned. E poi passo appunto l'aspirapolvere, prima faccio una passata col bastone normale per pulire tutta la polvere dal pavimento, dal tappeto, tutti gli angoli, ovviamente anche nel bagno, eccetera. Non vi ho fatto vedere tutto, 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 ma insomma è abbastanza scontato che metto in ordine tutto. Poi uso questo inserto con la spazzola per pulire le poltrone, le sedie e i cuscini dove dorme Brici, perché appunto essendo un gatto che perde molto pelo devo pulire tutto. E poi uso il beccuccio più piccolo per pulire bene negli angoli dove ho le prese, per cercare di togliere quanta più polvere possibile, se non tutta, da tutti gli angoli delle librerie e dei mobili. So che questo non era un video particolarmente fancy, però perdonatemi, comunque sto cercando di organizzarmi con il master, ma giuro che dopo venerdì tornerò con video un po' più lunghi, un po' più interessanti. Vi mando un bacio e vi auguro buona giornata. Ciao!